Ecco, lo scarpone è pronto, possiamo dire che la plastica è cotta a dovere, un po' di attenzione perché scotta ovviamente a 80 gradi. Il nostro soggetto ha inserito già la scarpetta, adesso noi inseriamo lo scafo. Vediamo l'altro. Chiaramente morbidissimo, lo scarpone è estremamente molle, è come se fosse una gomma. I ganci chiaramente scottano. Allacciamo le leve al minimo. Metti il velcro, assolutamente deve essere curato nei minimi particolari il lavoro, perché poi quando poi si sarà raffreddato lo scafo, se è stato fatto tutto bene, avremo un lavoro fatto bene. Inseriamo sopra lo scafo caldo questi pad preventivamente refrigerati, tenuti in frigo alla temperatura di 4 gradi. Che servono per refrigerare lo scarpone. Hanno un gel particolare nel suo interno. Inseriamo la prima ferula. Dobbiamo fare abbastanza in fretta a fare questo tipo di lavoro per far sì che lo scarpone non si raffreddi troppo presto prima di andare ad operare sulla macchina. Sali, macchina come già detto prima è stata già regolata sul soggetto. Con calma, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Diamo ancora una controllata se tutto è stato messo a posto. Inserisco nelle ferule l'aria. Ha la funzione di andare a comprimere lo scafo proprio come è il suo piede. Qui regolo in millibar la pressione, abbiamo deciso di dare 280 millibar al nostro soggetto, essendo un soggetto di buon livello, 280 millibar, calcolando che il massimo è 300 millibar, sono 3 atmosfere, in Coppa del Mondo usano 300 millibar. Adesso si gonfiano. Si stanno gonfiando le ferule, andranno a stabilizzarsi in 280 millibar di pressione. Lui adesso avrà 280 millibar di pressione sullo scafo caldo. Il lavoro dura circa 8 minuti. In questo momento c'è una pressione di 280 millibar sullo scafo, il quale va a copiare il piede. Sentirà una leggera pressione, che non arriva mai a sentire dolore, però sicuramente pressione la sente. Quindi in questo momento lui sentirà proprio questi 280 millibar sul piede. La gamma presenta 3 modelli di scarponi con 3 possibilità di durezza degli scafi diverse, da 110 a 130 fino ad arrivare a 150. Chiaramente più il flex è alto, più lo scarpone è duro, più lo sciatore deve essere bravo e forte, fisicamente dotato.
Adesso la pressione, 8 minuti di pressione è finita, lo scafo si è sagomato sul suo piede, sta uscendo l'aria, sta scaricando l'aria in questo momento. L'operazione sta volgendo al termine. Ecco, stacchiamo l'aria, stai pure su, togliamo le ferule, alza, sono ferule che possono tenere anche 6-7 atmosfere. Togliamo i pad, lo scarpone è quasi completamente freddo, quasi completamente freddo, puoi scendere. Adesso il passaggio ultimo è quello di muoversi lentamente per non dargli dei piegamenti che possono alterare. Bisogna avere un po' ancora un attimo di pazienza. Lo scarpone è tutto refrigerato, è freddo, anche se vado ad aprire il gambaletto qui sotto è ancora un po' caldo, infatti è ancora un po' caldo. Dobbiamo aspettare che sia proprio completamente freddo in modo che la forma abbia poi la sua definitiva presa sul piede. Togliamo gli spessori messi precedentemente sul piede e poi rinfiliamo sempre con calma il piede nello scarpone. Lo teniamo per circa 8-10 minuti e poi il lavoro è finito. Assolutamente rimessi i posti in frigorifero a 4 gradi e vado subito a depositarli. Adesso il soggetto, dopo aver tolto gli spessori ai piedi, deve solo rimanere fermo per circa 7-8 minuti e poi il lavoro è finito e potrà andare a sciare non prima di 12 ore. Prima di lasciare andare lo sciatore, siccome lo scafo si è scaldato tantissimo, quindi 80 gradi, bisogna andare a chiudere le viti su un'apposita chiave che è nel kit, in modo che lo sciatore non perderà i ganci alla prima sciata. Il buco si è chiaramente anche un po' allargato e quindi la vite deve essere chiusa definitivamente. Di tutte, questo è uno scarpone da gara, i ganci sono avvitati tutti con viti, pertanto andiamo a chiuderle in modo che sia un lavoro fatto perfettamente. Ogni vite va chiusa in modo che non lasciamo per strada i ganci. Perfetto, lavoro finito. Adesso andremo magari a fare un dettaglio sul canting una volta tolto lo scarpone dal piede, per far vedere come si è formato il canting. La differenza delle due gambe, dell'asse caviglia ginocchia del destro e dell'asse caviglia ginocchia del sinistro, possiamo vedere che il destro è leggermente più inclinato all'esterno. Questo è il famoso canting fatto proprio su misura del nostro sciatore. Lo sciatore che ha fatto questo scarpone, deduciamo qui da vedere che la sua gamba destra è estremamente diversa dalla sinistra, con un'inclinazione esterna nettamente superiore. Quindi questo scarpone è stato fatto, eseguito su misura sul nostro sciatore in questione, che
si vede benissimo la differenza, cosa che attraverso i normali misuratori laser e goniometro non riusciamo a fare un lavoro così preciso. Con lo scarpone oggi abbiamo finito, il prossimo passaggio andremo a vedere come si fanno gli sci bene da gara con delle attrezzature particolari, in modo che si possa capire come gli atleti possono andare più veloci e vincere le gare. Grazie.